Buongiorno elefantini, bentornati sul canale Elefante Veg. Oggi video nuovissimo ma molto importante. Molto importante, infatti dietro al bancone siamo in due. Lei Alessia, io sono Eric e insieme a noi oggi abbiamo tantissime bevande vegetali che saranno vittima di nostra analisi accurata per farvi capire qual è la bevanda di soia migliore. La bevanda migliore deve avere 4 requisiti d'oro. Quello che andremo ad analizzare oggi in questo video è, per prima cosa, l'etichetta. Che tipo di etichetta hanno? La soia italiana, non italiana, lunghissima? Insomma, andiamo a guardare gli ingredienti. Secondo punto, il gusto. Perché è fondamentale, sì. Infatti abbiamo un bicchiere qui, assaggeremo tutte queste bevande. Le assaggeremo vegetali. Anche. Terzo punto, il dinero. Esatto, perché anche quello incide sul tipo di bevanda che andiamo ad acquistare. E infine le migliori saranno sottoposte alla prova schiuma. Ok, quindi ci faremo aiutare dalla nostra macchinetta schiumatrice. Dopo vi faremo vedere anche la schiuma che faranno le tre nel podio. Esatto, quindi il cappuccino perfetto si può fare con la bevanda di soia? Lo vediamo in questo video. Secondo me sì. Iscrivetevi al canale e noi non vediamo l'ora di iniziare. Secondo me ci divertiremo un casino. Assolutamente. Ma Alessia, perché abbiamo deciso di fare questo video? Adesso mi sfugge. Lo facciamo per voi, perché ce l'avete chiesto in questi anni tantissime volte: ma qual è la bevanda migliore? Come la posso scegliere? Ecco che arriva il video definitivo. Di soia, quindi di oggi soia. Valuteremo quelle di soia sul mercato. Noi ci siamo recati nei supermercati più frequenti che si trovano nelle diverse città italiane, in modo che andiamo a capire anche quelle che bevete voi. Esatto. E se sono, diciamo, passano il test. Esatto, quindi non troveremo chiaramente tutte le bevande vegetali sul commercio in Italia, non siamo andati a scovare quelle del negozio bio super iper strane, no, abbiamo provato a raccogliere quelle dei negozi più famosi. Esatto, qui ne abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce n'erano altre, ma abbiamo preferito fermarci. Esatto. E poi facciamo questo video perché sappiamo che nelle case degli italiani ci sono sempre più bevande vegetali nella dispensa. E quasi tutti abbiamo visto ormai negli ultimi anni gli articoli che dicono che le bevande vegetali stanno avendo un... un'impennata, un grandissimo successo per fortuna, però ce n'è di tipo e tipo, quindi... Esatto, esatto. Vi riporto l'informazione più recente, ovvero di Danone, che trasforma stabilimento caseario, produrrà solo latte vegetale, investimento da 49 milioni di dollari. Cioè, capite che è un investimento grande, quindi vuol dire che il mercato si sta spostando verso queste bevande. Ecco. Esatto, a proposito di bevande, che beveva. Non beveva il latte di soia, beveva la sua acqua. Quindi, mio Eric, io sono gasatissima, partiamo con la prima bevanda vegetale. Andremo ad analizzare per prima cosa l'etichetta e quindi guarderemo la percentuale di soia che c'è dentro questa bevanda. Molto importante. La provenienza della soia, se italiana o meno, e infine la lunghezza dell'etichetta, quindi degli ingredienti. Ci sono tanti ingredienti, pochi ingredienti? Vedremo tutto questo. Esatto. La seconda cosa che andremo a valutare in ogni bevanda che vedete su questo tavolo è il gusto. Quindi proveremo, assaggeremo ogni bevanda che vedete qui davanti a noi. E infine, chiaramente, il prezzo. Rimanete con noi fino alla fine perché vi sveleremo la nostra classifica. Attenzione, quindi quelli che hanno un prezzo inferiore ma sono anche più buoni, quelli che costano di più ma hanno qualcosina, che quindi quelli saranno nella classifica un po' più in alto, quindi rimanete con noi. Quindi partiamo subito. La prima che abbiamo scelto è Benesì della Coop. Eccola qua, bevanda biologica di soia. Quindi qua la nostra confezione già ci dice subito soia 100% italiana. Quindi ci piace, noi abbiamo questo foglietto per guardare tutte le cose e non dimenticarci niente. Soia italiana, perché ci piace di più che soia non italiana? Perché siamo sicuri che la soia italiana è non OGM, quindi chiaramente è una scelta migliore. Un altro motivo ovviamente è che noi siamo in Italia, abitiamo in Italia, l'azienda che lo produce è italiana.
italiana probabilmente, quindi ci piace e sosteniamo, diciamo, un prodotto nazionale. Esatto. Andiamo a vedere la lista degli ingredienti, quindi okay. Percentuale di soia, Eric, cosa leggi? Leggo un bel 7%. Ok, magari non avete mai letto una lista di ingredienti delle bevande di soia e non sapete qual è la percentuale, tenetevela lì, l'andremo poi a comparare con tutte le altre. Esatto. Quindi 7%. E infine vediamo la lunghezza della lista. Qui vediamo solo acqua, seme di soia e sale marino. Ok. Direi che è una lista di tutto rispetto. Esatto, quindi devo dire che ci piace questa bevanda. Per adesso sì. Per adesso sì. Vediamo il gusto. Cosa importante, sempre un po' shakerare. Esatto. E assaggiamo. Assaggiamo questa bevanda. Mai sì, a freddo. Mai assaggiata. Mai provata. Tra l'altro iniziate a scriverci se tra quelle che vedete qua davanti già qualcuna di queste le utilizzate, ok? Quindi magari scrivetecelo nei commenti, già la vostra preferita, quello che utilizzate di più, quella che non ci piace. Esatto, questa qui per esempio appunto non l'abbiamo mai assaggiata, vediamo. Ok, allora, dall'odore sa di latte vaccino. Di soia. No, latte vaccino. Sì, sa di... Io non mi ricordo neanche che odore ha. Io ho la mia valutazione. Ho la mia valutazione che da dovessi dare un voto da 1 a 5, gli darei di gusto 2. 2. 2 no, dai, 3 almeno. 2 e mezzo. Facciamo 2 e mezzo. 2 e mezzo su 5. Etichetta yes, gusto così così. Andiamo a vedere il prezzo? Andiamo a vedere il prezzo. Oh, 1,69 €. Ok, bene. Ok, bene. Ve quindi... lo aspettavate? Pensavate più caro, più economico? Scrivetecelo nei commenti. Esatto. Devo dire che di gusto non mi ha soddisfatto molto. Pensavo qualcosina in più, ecco. Però andiamo a paragonarla con gli altri. Infatti, non diamo giudizi affrettati finché non assaggiamo tutte, perché esatto. Sennò, ok. Facciamo quelli come quelli che degustano il vino. Ogni volta sciacquiamo il bicchiere. Mm. Vado con la seconda bevanda, questa è marca Milbona ed è ovviamente di soia al naturale e l'abbiamo presa dove? A Lidl. Io partirei, guarda, faccio uno strappo alla regola, partirei dal prezzo perché è un pezzo forte, esatto. È un pezzo forte. Questo è proprio il suo vantaggio di questa bevanda, è proprio il prezzo. Bang! 1,09 €. Ok, veramente diciamo che competitivo. Esatto, confronto alle altre bevande, credo che sia quello che costa di meno. Adesso dobbiamo valutare con la lista e tutto il resto se questo prezzo ne vale la pena acquistarlo o meno. Vediamo subito, anche questa in etichetta ci dice con soia italiana, con sola soia italiana, quindi bene. Quindi già un punto a favore. Esatto, e leggendo l'etichetta vediamo... acqua, 7,5% di seme di soia, okay. Quella di prima era 7, quindi leggermente di più questa, sale marino. Ok, quindi okay. A parità questa costa meno. Vediamo, sì, esatto, vediamo il gusto. L'etichetta è uguale. Vediamo il gusto, vediamo, vediamo. Il gusto. Shakeriamo anche questa. Poco perché sennò ci ubriachiamo. Ok, l'odore è diverso, vado. Mi piace di più di quella. Sì, devo dire che è un... Quella era quasi salaticcia. Questo sale marino che spesso viene messo come correttore di acidità, lì un po' lo sentivo. Sì, qui vero. Assolutamente non, anzi sembra quasi dolciastra sì. In modo naturale, quindi bene. Che dici? Passa il test? Passa il test, passano tutte il test in realtà. Sì. Dobbiamo vedere quella più buona. Quella che compreremo d'ora in poi. Esatto. Quindi passiamo alla prossima. Questa devo dire che è gusto da 1 a 5? 4. 4? 3,5, 4. Sì, 3,5, io dico 3,5. Comunque. 2,5, 3,5. Quindi. Vai. Andiamo con la seguente, qui abbiamo Bennett. Bennett, chi non conosce un Bennett vicino casa? Scrive che ce lo scriva se non la conosce, ecco. Quindi diteci anche se la comprate questa, se vi piace tantissimo, se siete super fan. Noi non l'abbiamo mai assaggiata, come no. Appunto la maggior parte di queste. Allora, guardiamola bene. Ci dice soia biologica, ok. Mm-hmm. Andiamo a vedere...
posso, io italiano no. Ce questa, se andiamo a controllare bene, c'è scritto organismo di controllo autorizzato dal MPFT, IT Bio Agricoltura, UE, non UE. Okay. Ah, ok, quindi anche al di fuori dell'UE addirittura. Ci dice biologica, quindi biologico in teoria significa anche non OGM, quindi comunque anche se non è italiana e biologica, ok, però già rispetto a queste che hanno solo la soia italiana già è un punto a sfavore, un caro punto Bennett, sfavore. Sì, no? sì, caro Bennett, questo video devi guardarlo, signor Bennett. Andiamo a vedere la lista. Allora, come ingredienti abbiamo acqua, come sempre, semi di soia 6.7%, okay, quindi qualche punto in meno di quelli precedenti, zucchero di canna, alga 0,5 di un'alga, e poi abbiamo infine un aroma naturale di vaniglia. Nello zucchero di canna c'è un asterisco che indica il biologico, quindi diciamo che questo zucchero di canna è biologico, ma non vuol dire che sia migliore dello zucchero normale. In questo video noi vi diamo la nostra opinione onesta e sincera, e devo dire che io non comprerei mai al supermercato questa bevanda vegetale di soia, perché se vogliamo proprio commentare l'etichetta, perché contiene lo zucchero di canna, che non è che noi lo rigettiamo come fosse il diavolo, esatto, no, però se ci sono in commercio alternative senza zucchero, perché prenderla con lo zucchero semplicemente? Di solito no? Nei prodotti viene inserito lo zucchero di canna per... o non di canna, comunque un esatto, certificante. Per migliorare il gusto della materia prima. Quindi esatto, questo ci potrebbe indicare, non ne sono sicuro, però questo ci potrebbe indicare che la materia prima non è di qualità eccellente, quindi esatto, inseriscono dello zucchero per renderla migliore, come anche l'ultimo ingrediente che abbiamo letto, esatto, giusto? Aroma naturale di vaniglia, sì, e anche per renderlo più appetibile a noi popolo che ormai siamo abituati a sapori super dolci, esatto, e super raffinati. Abbiamo il palato anestetizzato da questo zucchero, esatto, che ormai ovunque. Quindi siamo se molto abituati. Possiamo trovare una cosa, un'alternativa uguale ma che non ce l'ha, io sceglierò sempre quella. Ma io lo assaggerei. All'assaggio. Perché vi diciamo se sentiamo quell'aroma di vaniglia, e vi diciamo se secondo me si sente. Vai! Ok, di odore ci potrebbe stare, non si sente la vaniglia, lo assaggio, È dolcissimo. Questo devo dire che è veramente dolce, la vaniglia si sente. Dici, io la vaniglia non è che a me proprio mi si esplode tutto lo zucchero, cioè il dolce proprio. Sì, lo sento subito super, super lo dolce. Senti sul palato e sulla lingua. Quindi no, okay, confermo che non lo sceglierei. Da 1 a 5 gusto... Per me 1 proprio perché, è dolce. Sì. Anche perché non scegliamo mai le bevande zuccherate? Perché non zuccherate le possiamo usare nella cucina vegetale in un sacco di preparazioni, per fare besciamelle, per fare maionesi, per fare anche qualunque dolce, se gli mettiamo già una bevanda zuccherata e poi ci andiamo ad aggiungere altro zucchero, sarà super super dolce, esatto, quindi ecco, modificherà molto le vostre preparazioni, e noi preferiamo una più neutrale possibile. Esatto, e il prezzo 1,69 euro. Ok. Va bene, il prezzo per questa bevanda mi sembra un po' elevato, però perché non ci è piaciuta, poi magari c'è qualcuno, esatto, che va matto, esatto. Comunque la prossima bevanda che abbiamo acquistato è Bio Zen, eccola qua. Uh-huh. Qui ci dice già senza glutine, anche questa 100% vegetale, perfetto, che senza zuccheri aggiunti. Vediamo, questa marca l'abbiamo trovata al Panorama, ok, non so se nella gruppo vostra regione PAM ci sia, PAM, esatto, magari PAM. Sì. Non la conoscevamo, però andiamo subito a vedere. Ingredienti. Ok. Abbiamo l'italiano qua, ok. Ok. Come ingredienti abbiamo l'acqua, come primo ingrediente, e soia, 8%. Molto interessante, già più di tutte le altre che abbiamo visto. Ok, qui non abbiamo neanche il sale, che nulla, controlla l'acidità. Io, esatto, vedo un cane che sta tirando il cavo. Maca! Quindi come ingredienti ci siamo, come lunghezza della lista, perfetto. Due. Se lo facessimo a casa praticamente, quindi questo ci piace moltissimo. Vediamo se la soia è italiana oppure no. Ok. Andiamo a cercare. Organismo di controllo agricoltura Italia. Benissimo, biologico e italiano. Quindi per adesso a livello di etichetta
questo sembra il migliore. Il migliore, esatto. Dobbiamo anche sentire ora il gusto. Il gusto, è vero, sono molto curioso, anche perché è un prezzo, devo dire, che è abbordabile. Dai, non ci deludere. Ok. Non ci deludere. Mi piace, devo dire che mi piace veramente tanto. Sì, ha un sapore super neutro proprio. Esatto. E quindi se ci metti, non so, il cacao per fare una cioccolata o lo vuoi fare una maionese. Buono, veramente non buono. Non sa di soia, cioè veramente molto buono. Molto buono. Complimenti BioZen, ci piaci. Ci piaci, vediamo il prezzo, sveliamo il prezzo. 1,49€. Wow. Quindi direi che... BioZen per adesso? Per adesso sì, è tra quelli che abbiamo visto, è al primo posto. Adesso la prossima bevanda, dobbiamo dire che questa è quella che utilizziamo più spesso, quella che ci piace di più, e si tratta dell'Isola Bio. Esatto, è una delle poche, forse sì, delle pochissime che abbiamo già provato e che appunto utilizziamo nella quotidianità. Quindi guardiamo subito la confezione, ci dice... immediatamente solo soia italiana. Quindi, primo test superato. Esatto, benissimo. Esatto. Biologico anche, quindi doppiamente ci piace. Biologico come si fa a capire? Vabbè, ovviamente c'è la certificazione con il bollino che sembra una foglia. Esattamente. Quindi quello potete individuarlo subito. E adesso andiamo a vedere la lunghezza della lista degli ingredienti. Abbiamo acqua, soia italiana al 7,5%. Ok, quindi biologica, una buona percentuale. Esatto. E infine sale marino. Ok, ok. Quindi, questa noi la conosciamo appunto perché la beviamo sempre. E io direi di berla anche adesso. Esatto, sì, assaggiamola perché... così la confrontiamo subito con queste. Sì, ma dobbiamo fare come il caffè, che bisogna sciacquarsi la bocca col bicchiere d'acqua prima? No, anche perché già tutti questi liquidi, non è che assaggiamo un goccio, però... Vai. Questa è anche più chiara forse, no? Alcune sono più gialle. Questa la conosco, quindi... E lei? Buona. Il gusto molto mi buona. Piace molto, molto 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 buona. Quindi gusto anche qui 4,5 5, 4,5 5, BioZen, direi. BioZen, sì. Mi piace molto. E ora andiamo a vedere il prezzo. 1,95. Ecco. L'abbiamo acquistata al Natura, sì, bisogna anche dire dove abbiamo acquistato, perché magari andate da un'altra parte vi costa di più di meno, perché ultimamente è sempre in offerta, quindi prendiamo il pack con più bevande, tutte in offerta. Andiamo al prossimo. Andiamo al prossimo, magari lo conoscerete già perché si trova più spesso nelle corsie dei supermercati. Granarolo, che attenzione, io fino a pochi mesi fa la Granarolo vedevo solo che faceva latte vaccino. Quindi proviamo adesso soia italiana, Granarolo, senza zucchero aggiunti, quello che c'è scritto davanti. Quindi già soia italiana, ok, perfetto. Senza zuccheri, ce lo conferma ancora prima di vedere l'etichetta. E andiamo a vedere l'etichetta. Andiamo a vedere l'etichetta. Allora... Allora, plant-based soy... Ah no, questo è inglese, ma scusate. Acqua, semi di soia decorticati 5,6%. Ok, quindi se non ricordo male, meno di tutte le altre. Esatto. A meno soia di tutte le altre, ok. Ai, perché il prossimo ingrediente sono gli aromi. Che aromi sono? Non c'è scritto. Chi lo sa, non sappiamo se sono naturali o artificiali e appunto spesso vengono aggiunti perché magari la soia di origine non è fantastica. Ok, poi abbiamo uno stabilizzante, due punti, gomma di gellano, poi abbiamo vitamine, riboflavina, B2, B12, D2, quindi questo è addizionato, sali minerali, cloruro di potassio, fosfato tricalcico. Benissimo, quindi abbiamo una lista decisamente più lunga rispetto alle altre. Ok. Ed ecco qua di nuovo una bevanda che non sceglierei normalmente al supermercato, proprio perché la lista degli ingredienti è troppo lunga per i miei gusti. Ma questo perché ve lo dico? Perché conosco alternative tipo quelle che abbiamo visto subito prima, che riescono a dare lo stesso risultato a livello di sapore, di anche schiuma poi del cappuccino, ma lo vedremo alla fine, senza additivi. Quindi non è che gli additivi siano mortali, facciano male, insomma
Sicuramente la nostra regola per tutte le cose quando parliamo di cibo è: più vicino alla natura meglio è. Quindi esatto. Se io facessi a casa una bevanda vegetale metterei soltanto acqua e soia oppure mandorle oppure insomma l'ingrediente principale, non andrei a mettere il cloruro di potassio per esempio, quindi ecco che preferisco non utilizzarle. Per quanto riguarda il fatto che siano addizionati con vitamina B2, D2, B12, sicuramente questo non significa che c'è la B12 nella mia bevanda vegetale, quindi non la devo integrare esatto. al di fuori se seguo un'alimentazione vegetale. No, questo è proprio un arricchimento in più, però sì. Diciamo che non mi potrei azzardare e dire che è una strategia di marketing. Mi stavo chiedendo lo stabilizzante, ovvero la gomma di Gellano, il motivo per il quale in alcune c'è e in alcune nelle altre non ci sono. Esatto, la gomma di Gellano per esempio è proprio una stabilizzante. Cosa vuol dire? Che rende meno liquido e più denso la nostra bevanda vegetale, quindi magari più simile al latte vaccino. Okay. Magari vogliono imitare questo. Ok, io farei la prova assaggio. Quindi apro per poi richiudere e per fare tappo molto smart questo. Sì, sta, però non è tra le cose che valutiamo no. oggi. Quindi Granarolo, ti serve un miracolo per salvarti. Dovrei avere un gusto decisamente fantastico. Ma vedremo. Vedremo. Oh, ne ho messo tantissimo. Voilà. Ok, infatti è molto più denso rispetto agli altri. È denso, denso, denso. Sento tutti gli aromi che hanno messo. Guardate com'è denso, non so se si nota. E si sentono tantissimo gli aromi. Sì, sì, tantissimo. Sto male. Non ci siamo, Granarolo, non ci siamo. Allora, devo dire che ti lascia poi proprio... Come? Ti lascia dopo proprio quell'aroma. Proprio quella cosa lì. Gli hanno messo lì. Una bomba di aromi e questi non sono naturali. Perché questi... anche in qualcun altro prima c'era la vaniglia ma praticamente non si sentiva. Esatto. Questo ti lascia proprio il sapore che ti lasciano dopo le merendine. Devo dire poi tra l'altro che gli aromi che inseriscono alcuni brand poi sono gli stessi che utilizzano negli altri prodotti. Non so se vi è capitato, magari con la valsoia, quel gusto finale lo ritrovi poi in tutti i loro prodotti, che gli aromi non ci piacciono. No. Più è naturale, più ci piace. Ma poi, per esempio, questa qui non potremo mai usarla per fare la besciamella, per esempio, perché sa proprio di questi aromi forti. Da 1 a 5 di gusto, direi, personalmente, vi direi 1. Però... io dico video no. Vai col prezzo. Il prezzo è 1,83. Quindi... Fate la vostra valutazione. Fate la vostra valutazione. Noi non siamo quelli che hanno la verità in mano. Assolutamente. Vi diciamo solo proprio onestamente noi cosa compreremo, cosa no. Andiamo al prossimo. Andiamo. Abbiamo due del gruppo Valsoia. Esatto. Quindi andiamo a vedere. Questo è il soia classico. Ok, Valsoia, vabbè, il brand lo conoscete. Molto famoso anche in TV. Così. Informazione così. Informazione. Allora, cosa ci dice Valsoia nella confezione? Con acido linoleico che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo. Questo lo dicono anche nella maionese Valsoia. Cioè tutto quello che compri sì. Valsoia ti aiuta al colesterolo. Sì, è molto per il benessere Valsoia. Quindi naturalmente senza lattosio, ovviamente. Ok, scopriamo se è italiano o no la soia. Scopriamo se è italiano o no la soia. Secondo voi Valsoia usa soia italiana? Scrivetecelo sì nei commenti. Allora, nella confezione non c'è scritto. Non c'è scritto. C'è solo scritto che soia non OGM. Ok. Non c'è scritta la provenienza. Quindi la provenienza è dubbia. Quindi non sappiamo se dargli un punto o meno questo... Esatto, ci rassicura che non è OGM non però è per OGM. Il resto non sappiamo. Ok, andiamo agli ingredienti. Abbiamo acqua, semi di soia 6,8%, okay. Olio di girasole, zucchero di canna, fosfato di calcio, aromi, sale marino, stabilizzante, gomma di Gellano, vitamine, riboflavina, B12, B2, D2. Ok, ecco di nuovo l'esempio che non lo comprerei al supermercato perché di nuovo, ragazzi, qui non c'è niente, qua c'è un sacco di roba e mi chiedo perché, no? Quindi se riusciamo a fare un prodotto senza tante cose, lascia qua. Vediamo se...
No, gli aromi qua non si sentono, l'odore. Quello lì appena aprivi veniva investito dal... Sì. Anche questo devo dire che la prima cosa che senti sono lo zucchero sicuramente, sì, il e il dolce e poi gli aromi che usa l'azienda, ecco. Però il più dolce fra tutti forse era questo del Bennett, sì, cioè, sì, vero, proprio Bennett era dolcissimo. Malissimo. Da 1 a 5 come gusto siamo come Granarolo 1,5, ecco. Sì, esatto, sì, direi di sì, perché non amiamo questo sapore dolce. Ok, per il prezzo invece con Valsoia classico siamo a 1,99 e adesso direi che possiamo passare al secondo Valsoia. Esatto. Abbiamo preso proprio per paragonare. Questo Valsoia è molto interessante, adesso andiamo a valutare insieme, perché soia light. Perché esatto. Light? Perché light? Vogliamo proprio scoprirlo. Perché qua già nella confezione ti dice meno 40% di grassi, con un asterisco, rispetto alle medie delle bevande di soia più vendute. Quindi vediamo un attimo, io lo paragonerei con questo, no? Esatto. Quindi vediamo un po', ci dice... Anche qui, ovviamente, stessa azienda, soia non OGM, non si capisce la provenienza. Però molto spesso bisogna fare attenzione con i prodotti light, perché per essere più light, ok che tolgono dei grassi, altrimenti non potrebbero essere definiti light, però li tolgono facendo che cosa? Togliendo che cosa? Visto che una bevanda di soia dovrebbe avere come ingredienti acqua e soia, al 99% delle ipotesi secondo me hanno tolto della soia. Andiamo a vedere, guarda, esatto, un po'. Esatto, infatti, qui avevamo 6,8% di soia, infatti lì ne abbiamo... qua abbiamo come primo ingrediente acqua, semi di soia 4,7%. 4,7% non ce l'ha nessuno di questi, cioè è una percentuale bassissima, quindi compriamo acqua. Esatto. Compriamo acqua con pochissima soia. Poi zucchero. Zucchero di canna, quindi qui si ripresenta, fibra vegetale, inulina, fosfato di calcio, sale marino, stabilizzante, e gomma di gellano, aromi, vitamine, quindi molto simile alla precedente, esatto. Solo che c'è meno soia, c'è questa... C'è questa fibra vegetale. Ok, poi c'è il fosfato di calcio che c'era anche qui, che è un correttore di acidità anche in questo caso. Però appunto siamo riusciti a dargli il nome light perché ha meno grassi, perché ha meno soia. Infatti ci dice che questo ha 1,1 di grassi, invece qua 4,4. Sicuramente se vogliamo ridurre i grassi possiamo tagliare in molte cose. Esatto, e non magari il latte di soia, che comunque ci dà anche proteine. Esatto, quindi... E abbiamo visto che comunque una percentuale maggiore di soia è meglio, ecco, perché se no andiamo a bere, come hai detto te, più acqua che il resto. E poi andiamo a vedere il prezzo, secondo me in questi casi è fondamentale valutare. E siamo, guarda un po', attenzione, siamo a 2,49 euro. 2,49 euro contro 1,99 euro, quindi sono 50 centesimi in più per avere meno. Per avere meno, per avere, attenzione, light nella confezione. Nella confezione, questo non succede solo con Valsoia e con la bevanda di soia, ma con tantissimi prodotti, quindi la verità è sempre in etichetta, ricordatevelo. Lo assaggiamo, è una domanda, io ti chiedo, lo assaggiamo? Possiamo lasciarlo chiuso? Possiamo lasciarlo chiuso, secondo me il gusto è molto simile, anche perché gli aromi che c'erano in questo ci stanno anche in questo, è solo più light, anzi forse andremo a... avere meno gusto. Sì, quindi lasciamolo così, quindi... Se no, ragazzi, qua abbiamo un sacco di bevande aperte, quella lasciamo chiusa. Bene. Andiamo al prossimo, un'altra marca conosciutissima, esatto. È proprio lei, Alpro. Scriveteci se la bevanda che utilizzate in questo momento è Alpro, secondo me tantissimi di voi la utilizzano, perché veramente... ovunque, in tantissimi supermercati. Questo è positivo perché è arrivato dove altri non sono riusciti ad arrivare, però andiamo a vedere se è veramente la bevanda migliore che c'è. Ok, nella confezione la prima cosa che leggo è no OGM. Perfetto. Quindi va bene, ovviamente. Vediamo se proviene dall'Italia la soia oppure proviene dall'Italia oppure no. In questo packaging l'Alpro ci informa che utilizzano soia proveniente da un'agricoltura responsabile e sostenibile, lasciando intatte le foreste pluviali. Ok. In ogni caso non ci dice la provenienza. Esatto. Che potrebbe essere
Uè, non uè, chi lo sa? Questo è un dato molto importante. Le foreste pluviali sicuramente non sono in Italia, esatto. E neanche in Europa. E poi dobbiamo dire che le foreste pluviali vengono deforestate, disboscate per la soia, per nutrire gli animali di allevamento. Sì, per quindi, lo più per questo. Quindi ha creato anche un po' di confusione, non mi è piaciuta questa cosa, non mi piace. Probabilmente se andiamo sul sito ci sarà scritto, però noi ci troviamo al supermercato, quando dobbiamo scegliere una bevanda confronta ad un'altra, esatto. Ovvio, se valutiamo questo parametro deve esserci scritto. Comunque, andiamo a vedere l'etichetta. Ok, andiamo a vedere l'etichetta. C'è acqua, semi di soia, 8%. 8% che è una buona percentuale, okay. Perché abbiamo visto che tante non arrivano neanche al 7%. Zucchero. Quindi lo zucchero in questa bevanda c'è. Fosfato tricalcico, correttore di acidità, quindi fosfati di potassio, sale marino, aroma, stabilizzante, gomma di gelano, vitamine B2, B12, B2. Okay. Ok, senza farlo apposta ci stiamo dirigendo verso esatto. Marche che utilizzano più ingredienti e questa cosa, come abbiamo detto, non ci piace molto. Noi dobbiamo trovare qualcosa che sia più naturale possibile. Esatto, questo dal nostro punto di vista e per la nostra esperienza anche in cucina preferiamo un tipo di bevande. Ve lo diciamo nei corsi che facciamo, ve lo diciamo nella divulgazione quotidiana che facciamo, ve lo diciamo, attenzione, mi assento un attimo. Ve lo diciamo nel nostro nuovo libro Mangia Vegetale, Vivi con Gioia, quindi trovate tutte queste indicazioni su come mangiare meglio, su come scegliere i prodotti più naturali per la vostra alimentazione. Vi lasciamo il link qua sotto se lo volete ordinare, è un malloppone. E direi che di questa bevanda non ci resta che assaggiare. Esatto. Poco! Mamma mia, me ne metto sempre tanto. Ok. Super super dolce anche questo. Super dolce, come vi dicevo prima, gli aromi si sentono, la consistenza è buona, è molto denso, sì. Proprio perché anche hanno messo molti addensanti, additivi, quindi sicuramente un motivo c'è. Devo dire che come gusto, anche se dolce, forse non quanto gli altri, quelli che abbiamo assaggiato, forse molto simile a questi due, sì. questi due brand, gli darei da 1 a 5 un voto di 2. Sì. Allora, dispiace, veramente però. Granarolo vi lasciava dopo un gusto in bocca proprio tantissimo di aroma artificiale. Questo no, lo senti subito, quindi anche gradevole, leggero. Non più di due io. No, non più di due. Cioè, poi meglio di questo, ma non. Trovate solo questo, piuttosto, come lo diciamo tutti i giorni, al posto del latte vaccino, prendetelo perché va bene. Esattamente, cioè, nel senso... quindi noi non è che vogliamo farvi terrorismo con questo video. No, sicuramente vi mostriamo le alternative che ci sono sul mercato. Ma non è che poi Alpro ci denuncia? Ma va. Ah, non ci denuncia. Comunque, andiamo a vedere il prezzo. Attenzione, il prezzo, prezzo 2,39 euro. Vi piace questo prezzo? Chissà. Scrivetecelo nei commenti. Scrivetecelo nei commenti e andiamo a vedere tutta l'altra offerta Alpro. Esatto. Alcune. Adesso andiamo a vedere soia senza zuccheri. Che anche qui si propone con un bel packaging senza zuccheri subito scritto davanti, no GM, 100% vegetale. Chiaramente, ma questo... Cioè, io che stiamo facendo a fare il video qua? Io non so, vabbè. Anche qui non troveremo probabilmente indicazioni sulla provenienza della soia. Gli ingredienti, preparazione di soia, acqua e semi di soia decorticati, 8,7%, che confronto a il soia classico, diciamo, è 8, quindi okay, un pochino quindi un po' più di soia. E ne ha tanto, perché è difficile trovare tanta soia così effettivamente. È vero, è vero. Correttore di acidità, fosfati di potassio, carbonato di calcio, aromi, sale marino, stabilizzante, gomma di gelano, vitamina B2, B12 e D2. Ok, quindi è praticamente uguale a quello classico, ma non c'è lo zucchero. Quindi, prova assaggio anche di questo. Ah, mi sento un po' brillo. Ok. Questo qui effettivamente di sapore, densità, consistenza è esattamente come l'altro, ma senza lo zucchero. Senza lo zucchero, quindi, si sente che è senza zucchero. Quindi sicuramente tra i due la mia scelta andrebbe su questo, però guardiamo anche il prezzo. Guardiamo anche il prezzo, 2,39, mi sembra come
quello precedente. Come quello, ok. Quindi a parità di prezzo, senza zuccheri tutta la vita. Sì, anche perché c'è anche più soia, attenzione. Esatto. Quel poco esatto. In più, ma c'è. Quindi da 1 a 5 il gusto, visto che è senza zucchero, 2,5, dai. Sì. Bravi per lo sforzo. Ok, e andiamo a vedere adesso... Sempre al Pro Barista. Allora, questo noi non l'abbiamo veramente mai provato, ma ne abbiamo sentito parlare tantissimo perché ha la fama di essere proprio quello che fa la schiuma spessissima, la meravigliosa farà? Per il cappuccino. Sicuramente la farà. Io devo dire che, visto che è barista e diciamo ci lanciano questa sfida proprio così, lo testiamo proprio cappuccino. Ideale con il caffè, buono come al bar. Ok, vabbè, Vedremo se mantiene le aspettative. Quindi abbiamo come ingredienti preparazione di soia, acqua e semi di soia decorticati 8%. Ok, bene. Abbiamo come terzo ingrediente, attenzione, una cosa mai vista prima, il fruttosio. Esatto, è l'unico che ci propone il fruttosio in questi, chissà perché non lo zucchero. Tutto correttore di acidità, i fosfati di potassio, carbonato di calcio, aromi, stabilizzanti. Oltre alla gomma di Gellano, in questa usano la carragenina, la gomma di guar e la gomma di xantan. E tutti questi sono proprio stabilizzanti, addensanti, che ci aiutano proprio a stabilizzare anche la schiuma. Ecco perché viene così spumoso in teoria. Quindi utilizzano più gomme per avere questo effetto. Più additivi. Oli vegetali, perché non è ancora finita. Oli vegetali pure, ok. Tra parentesi, girasole, karité, sale marino, vitamine B2, B12 e D2. Okay. Ok, che dire? Forse è la lista più lunga che abbiamo. La lista più lunga, quindi perde un punto, sì, su questo. Però visto che ci promettono che ci sarà ci sarà una schiuma che inonderà la vostra cucina, ovviamente questo lo proveremo anche nella prova cappuccino. Esatto, adesso assaggiamolo così. Erika, è uscito. Devi chiudere bene. Aia, il tappo no, Alpro. Sei te che non lo sai chiudere, non è. Poco. Poco. Si sente che ci sono gli aromi. Allora, è interessante questo, molto interessante, perché non si sente subito lo zucchero. No, anzi, non si sente proprio. Quindi questo fruttosio ne hanno messo poco perché veramente non si sente. Mm-hmm. È molto molto denso, però appunto non è dolce. C'è questo retrogusto, questo aroma che un po' si sente, sì. Però sicuramente lo preferisco all'altro, che è proprio dolce, a quello classico. Esatto, esatto. Vediamo anche il prezzo. Il prezzo è 2,49 euro. Contro gli altri erano? 2,39. Ok, quindi neanche troppissimo, più alto. Ci può stare, visto che hanno dato questo plus. Da 1 a 5 il gusto, siamo intorno al 3. Dai, sì, il 3. Anch'io d'accordo. Il 3 è accettabile. Possiamo dire che è accettabile. Meno accettabile la lista di ingredienti, ma vedremo se poi effettivamente riescono a... è giustificata oppure no. Esatto. E andiamo al penultimo. Il penultimo è il nostro amico Soyasan. Sì, questo noi l'abbiamo preso per anni veramente, sì. Perché era vicino a casa, proprio nel supermercato vicino a casa, senza zuccheri. Adesso non ricordo la lista, ma era veramente breve. Esatto. Anzi, forse quindi vedendo la confezione abbiamo soia naturale senza zuccheri. Ok, già... scopriamo subito se è OGM o... beh, non avranno scritto soia. Allora, OGM. Ok, filiera soia francese garantita senza OGM. Ok, okay, quindi non siamo in Italia, siamo vicino, siamo in Francia e siamo non OGM. Ok, ingredienti, attenzione, succo di soia 100%, acqua e semi di soia 7%, okay. Quindi vuol dire siamo che in media, non c'è nient'altro. Niente, neanche olio o sale, nulla. Niente, acqua e semi, perfetto. Bello, questa è la lista di ingredienti che cerchiamo nelle bevande vegetali, ovvero l'essenziale. Esatto, ora dobbiamo andare a vedere il gusto. Il gusto. Eccezionale, me lo ricordo molto bene, molto buono. Non sa, ha proprio veramente non sa di succo di soia, cioè non sa di... molto neutro. Molto neutro.
A livello di gusto da 1 a 5 siamo veramente alti qui, sì, perché sempre 4, 4, 4 e mezzo, 4, 4 e mezzo, se lo merita. Anche il packaging, attenzione, è bello al tatto, è bello sì. Anche come confezione. Che dire, non era tra le cose che no. Dovevamo valutare, però ve l'ho detto. Prezzo 1,89, attenzione, super competitiva. Soyasan, veramente, sono... Sì, però abbiamo smesso di prenderlo perché... Ce l'hanno portato via dal supermercato. Siamo passati poi a quello con soia 100% italiana, che questo... Rimarremo comunque a quello di produzione italiana, ovviamente. Sì, esatto. Ottima alternativa, buono il prezzo, buono la lista... L'unica cosa è che è francese, non ce l'ho coi francesi, e ovviamente è solo che è meglio italiano. Certo. Andiamo a vedere l'ultimissima bevanda. L'ultimissima bevanda che, attenzione, si presenta con un packaging verde bio. Polenio bio, ci dà questo senso di natura. Andiamo a vedere se effettivamente è così o no. Dove l'abbiamo presa? Pam Panorama. Attenzione, esatto. quelli precedenti non vi abbiamo sì. detto dove l'abbiamo presi, ma perché in realtà si trovano un po'... Sì. Valsoia e Alpro praticamente ovunque. Soyasan l'abbiamo preso a... dove abbiamo preso? Al Bennett forse. Al Bennett, sì. Comunque nei grandi centri commerciali, sì. supermercati un pochino più forniti lo trovate sicuramente. Invece questo è proprio marchio PAM. Okay. Quindi naturalmente senza lattosio, a basso contenuto di sale. Andiamo a vedere subito la soia. Attenzione, già qui davanti in basso c'è... agricoltura UE non UE, quindi non è italiana. Però biologico. Va bene, però non è italiana. Ok. Quindi tra gli ingredienti: acqua, semi di soia integrali. Attenzione, l'integrale, è arrivato l'integrale. L'integrale, non l'abbiamo mai incontrato. 7,1%. E poi abbiamo zucchero d'uva. Tutti gli ingredienti sono riportati con l'asterisco, quindi vuol dire che sono biologici. Benissimo. Ok. Io ho fatto subito una riflessione. Sì. Semi di soia integrali, secondo me è un po' una strategia. Molto, molto strategica questa lista. Secondo me è una mossa strategica. Esatto. Anche però lo zucchero... non so, se voi lo sapete meglio scrivetelo nei commenti. Anche lo zucchero d'uva, pur essendo più interessante dello zucchero normale perché deriva dall'uva, quindi dalla frutta, anche qui è stata una mossa... Sì, secondo me hanno voluto proprio... tentare con tutto il packaging là, sì, però sì, non sì. so, vediamo. Anche il più consapevole che va a vedere l'etichetta dice può rimanere questo zucchero d'uva, ma sì, zucchero si immagina di bere Silvino invece della di soia. Va bene, quindi andiamo all'assaggio. Andiamo a assaggiare anche questo. Vai. Ok. Non ha aromi, dice, quindi Allora, molto dolce. È un retrogusto. È un retrogusto di qualcosa. Sembra che abbia degli aromi, però non li ha. Però non li ha. Sembra che qua c'è scritto che non li ha. Quindi... Sarà questa soia integrale? O questo zucchero d'uva? O perché senza glutine o senza lattosio? Di gusto... Direi gusto uno e me, uno. Uno. Sì, perché tanto dolce... No. Ok. Non ci piace tanto. Non ci piace tanto, io gli darei un 2. Siamo stati molto severi, Ale. Sì, andiamo a svelare il prezzo di quest'ultima bevanda. Oh, 1,79. Attenzione. Quindi attenzione. Io farei subito un attimo capire quello più economico e quello più caro, perché sono curiosa, vado a vedere. Ok. Quindi il più economico fra tutti, se non ricordo male, era lui della Lidl. Ok. I più cari mi sembra fossero due ed erano quelli un po' più particolari. Abbiamo il Valsoia Light. Sì, contro qui 1,09€. Ok. Qui 2,49€. Come anche il barista che andremo esatto. a testare tra poco. Quindi vedete che c'è una disparità di prezzo interessante. Direi che possiamo andare con la nostra classifica e poi selezionare appunto i migliori per il cappuccino. Ok, dopo esserci confrontati come i giudici come, di X Factor, esatto, proprio come loro, siamo arrivati alla fatidica classifica. All'ultimo posto abbiamo proprio lui. Proprio lui. Troppo finto. Troppo finto, esatto. Okay. Buono per la soia italiana, ma purtroppo. Granarolo, puoi fare di più. A seguire abbiamo la bevanda di soia del PAM. Anche questa non ci ha convinto troppo il sapore, anche esatto. se ha pochi ingredienti. Valsoia Light. Valsoia Light, ci hai un po' deluso. Costi tanto per avere pochissima soia, non ci piace esatto. molto questo. Qua abbiamo il soia classico dell'Alpro.
questo era troppo zuccherato, insomma niente di che. Anche Valsoia classico, troppo zuccherato, troppo non ci piace moltissimo. A seguire del Bennett, dolcissimo. Questo forse era il più dolce. Era il più dolce, quello che dava un po' più fastidio proprio al palato, sì. Poi abbiamo lui della Lidl, che ci piace molto il prezzo, devo dire, però il sapore non era tra i migliori. Poi abbiamo il Barista, si trova alla sesta posizione, non male, però vedremo che ce ne sono dei migliori. Poi abbiamo Benessi della Coop, sì, era lì, né benissimo né malissimo. Però già meglio degli altri. Esatto. Poi abbiamo Alpro senza zuccheri. Ci è piaciuto, quindi a livello di gusto e tutto. Non c'è ancora chiara la provenienza della soia. Scrivetecelo, Alpro, scrivetecelo. Esatto, lista degli ingredienti, anche questa un po' lunga rispetto ad altre, ma insomma ci potrebbe stare. Sì. A seguire abbiamo soia Sandi, soia francese, sapore buono, senza zuccheri, lista di ingredienti minima, quindi lo prendevamo sempre. Esatto. E abbiamo dovuto sostituire la nostra preferita, che era questa, con BioZen, che non conoscevamo, l'abbiamo scoperta facendo questo video, ma è veramente fantastico. Quindi al secondo posto abbiamo Isola Bio, attenzione perché ai primi 3-4 posti siamo proprio al top, attenzione. Al secondo posto Isola Bio, gusto buonissimo, pochi ingredienti, sola soia italiana, quindi veramente biologico, top. Fantastico. Però perché abbiamo messo questo prima? Perché abbiamo solo due ingredienti. Confronto all'Isola Bio, che ha anche il sale. Qui abbiamo acqua, soia 8%, che è altissimo guardando gli altri. E poi, se guardate davanti, attenzione, attenzione, il prezzo. 1,49. Uno guarda anche le sue tasche. Assolutamente, è super vantaggioso per avere tutta questa roba. Quindi BioZen, non vi conoscevamo, ora vi conosciamo, avete fatto veramente un ottimo lavoro. Non ci resta che fare la prova della schiuma.